La riserva naturale statale Gola del Furlo ha organizzato un pomeriggio dedicato al suo animale simbolo, l'aquila reale. Da una postazione sul monte Pietralata, un esperto ha mostrato ai visitatori il nido prescelto. Inoltre, ha illustrato le abitudini del maestoso rapace diurno e la sua convivenza nella gola con l'uomo. Una storia ormai antichissima, ma che si ripete ogni anno. Qui al Furlo abbiamo una coppia nidificante, io la seguo dall'88, da quando ho cominciato a fare questo lavoro. La femmina specialmente è sicuramente la stessa, perché c'è un'anomalia sull'ala e quindi è una penna bianca, quindi è sempre lei il maschio. Alcuni anni fa credevamo che avesse cambiato, perché molto probabilmente aveva in corso un incidente, qualcosa, ma sono tutte supposizioni che si fanno, perché purtroppo non è che abbiamo la certezza sul comportamento, su come si comportava nei cambi di cova. I nidi sono sempre al di sotto del territorio di caccia, questo perché quando c'è la preda scende sempre, quindi una preda anche di un certo peso riesce a staccarla da terra e a trasportarla, e quindi anche se il peso si avvicina al suo peso riesce a portarla su. In Alta Italia addirittura caccia anche prede molto, molto grandi, magari le spinge e le fa cadere in un burrone e poi dopo le va a sezionare. La nostra comunità montana abbiamo 4 coppie, una qui e 3 negli altri massicci Catria, Nerone e Petrano. Non sappiamo quante uova vengono deposte, generalmente sempre 2. È successo un anno che ne aveva deposte 3. Erano nati tutti e 3 gli aquilotti, poi uno è morto quasi subito e 2 sono venuti avanti, però generalmente sono sempre 2 uova, ma finché non si schiudono, specialmente quest'anno non riusciamo a vederle perché vediamo dal basso verso l'alto. Qui al Furlo il nido centrale è quello sempre più frequentato, e dopo 4-5 anni però ogni tanto usa uno degli altri 2 che c'ha. Che ha, insomma, ma non sappiamo per quale ragione, probabilmente è l'istinto della natura, probabilmente c'è una carica batterica su quei nidi dopo aver nidificato per 4-5 anni tutte le prede che ci porta, che la porta anche a usare un altro nido, ma non siamo sicuri, sono tutte supposizioni che facciamo noi.